abbiamo bisogno di grandi nomi, a noi basta il calore della gente. Così Anna Piastrianese, prima del taglio del nastro del comitato elettorale di Vianello Califano alla frazione San Lorenzo, la candidata sindaco del gruppo Ridefiniamo Sant'Egidio, ha dato ufficialmente il via libera alla sua campagna elettorale. Saremo al servizio dei cittadini, siamo qui per ascoltare i loro suggerimenti, per raccogliere le loro istanze. Scendiamo in campo solo per Sant'Egidio, ha chiarito a più riprese la candidata sindaco, che non ha mancato di lanciare stilettate nei confronti dell'ex primo cittadino Nunzio Carpentieri, che sarà suo avversario alla competizione del 5 giugno prossimo. Non potevamo continuare a stare con chi ha vilipeso le istituzioni, con chi ha usato le istituzioni a proprio vantaggio per uno scopo personale. Quindi ce l'ha con l'ex sindaco, con l'idea di candidarsi alla regione e di lasciare il comune nelle mani di un facente funzione? Non è in sé l'idea di candidarsi alla regione, che era condivisa da tutti noi, è dopo che si è consumato la rottura, quando c'è stato il non rientro, dopo aver fatto un patto, dopo aver chiesto la decadenza, il voto sulla decadenza. Tutta la maggioranza ha votato unanime la decadenza, poi i patti sono stati disattesi perché in caso di non elezione non è rientrato. Anzi, ne approfitto per dire che mi fa specie che si ricandida al sindaco quando il suo posto era quello ufficiale, doveva rientrare fino al 2018. Diciamo che sono saltati i vecchi schemi, una parte della minoranza, insomma il gruppo Marrazzo, sosterrà Carpentieri in questa prossima sfida per gli amministrativi. Questa domanda mi viene fatta in continuazione, io preferisco non esprimermi, l'unica cosa, vorrei invitare tutta la popolazione, tutti i miei concittadini a fare un'attenta riflessione, sottolineo attenta, su questo accordo. Per quanto riguarda invece il sindaco facente funzioni, insomma, mi sembra chiaro che ancora non si sia schierato ufficialmente, ma al momento non è neanche da questa parte. No, infatti non è dalla nostra parte, ma noi siamo abituati alle sfide, non ci fanno paura le sfide, l'ho sempre detto, la mia candidatura stessa è una sfida, noi non possiamo assolutamente per le nostre idee salire su un carrozzone, gli altri hanno idee diverse, noi invece vogliamo andare avanti, portare avanti un'idea alternativa. Diciamo che anche ieri durante la presentazione è stato sottolineato che c'è voglia da parte di chi finora ha comunque amministrato, ma di andare avanti rinnovando anche, quindi anche nella sua lista ci sarà possibilità di puntare su volti nuovi. Certo, soprattutto su volti nuovi, noi punteremo sulle persone che hanno voglia, che hanno la determinazione di mettersi a disposizione, di mettersi al servizio dei cittadini, perché la politica è soprattutto mettersi al servizio degli altri, della propria città e dei cittadini.